Buongiorno a tutti per la Radio Conegliano e anche per la Connessione Italia. Sono qua a Bento Gonçalves con il signore Alberto Tafner, che è il presidente dell'Associazione Trentini nel Mondo. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno alla televisione, buongiorno a tutti i trentini e anche ai veneti. Bravo. Dimmi, qual è l'importanza del Circolo Trentino e dell'Associazione Trentina? Allora, l'Associazione Trentina è nata per rappresentare tutti i circoli e i trentini che ci sono in giro per il mondo. L'Associazione Trentini nel Mondo, che ha sede a Trento, rappresenta gli oltre 200 circoli che ci sono in 27 paesi del mondo, dagli Stati Uniti, dall'America del Sud, dall'Europa, all'Australia, in tutto il mondo ci sono trentini. In tutto il mondo i trentini amano riconoscersi tra di loro e quindi hanno fondato dei circoli. L'Associazione Trentini nel Mondo riunisce tutti questi circoli. E qual è l'importanza oggi che abbiamo di questi circoli trentini che sono intorno al mondo? È importante riconoscersi, è importante avere una rete che unisca tutti quelli che si sentono e condividono i valori di una cultura e di un modo di essere trentini. Cosa vuol dire? Vuol dire che i trentini sono delle persone che hanno sempre coltivato una serietà sul lavoro, hanno coltivato la solidarietà, hanno coltivato l'amicizia tra di loro, hanno coltivato delle radici che probabilmente affondano queste radici anche in un sistema, perché il Trentino ha un sistema culturale prima e politico poi di autonomia, quindi di rappresentanza unitaria di tutti i trentini. Qual è oggi il principale progetto del Circolo Trentino o dell'Associazione Trentina insieme dal Circolo Trentini nel Mondo? L'associazione vorrebbe poter far funzionare sempre meglio questa rete che c'è in tutto il mondo, che copre tutto il mondo, questa rete formata dagli oltre 200 circoli, come dicevo. Questi circoli devono imparare a collegarsi tra di loro sempre più, a dialogare tra loro sempre più, a passarsi informazioni e conoscenze tra di loro sempre più. E l'Associazione Trentini nel Mondo a Trento serve per coordinare questa rete, così come si usa in qualsiasi rete ormai tecnologica. Le porte dell'Associazione a Trento, del Trentini nel Mondo a Trento, è sempre aperta per tutti i trentini che sono in viaggio, in passaggio lì a Trento per una visita? Non solo è aperta, ma la sede dell'Associazione è la casa di tutti i trentini. Noi abbiamo la presunzione e l'idea di rappresentare tutti i trentini. Per questo noi puntiamo come nostro sogno, come nostra mission dei prossimi anni, quella di raccogliere, rappresentare e riunire tutti i trentini affinché si sentano un'unica, grande, coesa, forte comunità trentina in qualsiasi posto del mondo essi si trovino. Allora, ringrazio molto per l'intervista, io penso che è di importanza grandissima, una grande importanza questo lavoro dell'associazione per mantenere anche le radici e per giovani ogni volta conoscere in più le radici, le tradizioni e i costumi dei trentini. Grazie mille, è stato un piacere. Grazie a voi. Noi alla fine, se vogliamo fare ancora un pensiero, pensiamo che la coltivazione della memoria è importantissima, non la nostalgia o il piagnisteo di come eravamo, meglio o peggio, non si sa. È la memoria culturale, la memoria di un popolo, la storia di un popolo che deve servire per guardare avanti e per costruire su queste basi solide della memoria un futuro sempre migliore. Grazie mille.